ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Cioè non è che ha condannato qualcuno, ha condannato noi. Almeno ci rispondesse. Ma come si fa ad avere fiducia nella giustizia? Me lo dite, ragazzi. Come si fa? Come si fa ad avere fiducia nella giustizia da oggi in poi? La sentenza di primo grado sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano non restituisce la speranza ai familiari delle 29 vittime. Eppure, nel corso delle ultime udienze, quando il procuratore capo Giuseppe Belelli aveva auspicato una sentenza che in nome della Costituzione affermasse il modello di amministratore pubblico in grado di prevedere ed evitare la tragedia, ci avevano creduto. Hanno provato a immaginare un finale diverso. 25 assoluzioni su 30 è il responso del giudice Sarandrea. Inevitabili le reazioni dei familiari che nella tragedia hanno perso genitori, figli, fratelli e sorelle. 6 delle vittime di Rigopiano arrivavano dalle Marche, una coppia di fidanzati di Castignano in provincia di Ascoli, Marco Vagnarelli, 44 anni, e Paola Tommasini, 46. I coniugi Osimani, Domenico Di Michelangelo, 41 anni, e Marina Serraiocco, 37, genitori di Samuel, bambino di 7 anni, che invece venne estratto miracolosamente vivo dopo più di 48 ore sotto le macerie. Poi 2 giovani maceratesi, Marco Tanda, 25 anni, di Gagliole, ritrovato una settimana dopo accanto alla fidanzata abruzzese Jessica Tinari, ed Emanuele Bonifazi, di Pioraco, 31 anni, receptionist dell'hotel. Assolti in 25 su 30, fra i quali sia l'ex prefetto Francesco Provolo che l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco. Condannati il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, pena di 2 anni e 8 mesi, i funzionari della provincia, Paolo D'Incecco, pena di 3 anni e 4 mesi, e Mauro Di Blasio, stessa pena, il gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso, 6 mesi, e il tecnico Giuseppe Gatto, 6 mesi. Leggeremo le motivazioni sia delle assoluzioni che delle condanne. Comunque tutti dovevano evitare l'isolamento di quell'hotel, quell'hotel che diventa, da un bellissimo resort, si trasforma in una trappola mortale. Pure però non basta per i familiari tutto questo, ci voleva di sicuramente più. C'è stato veramente una situazione molto, molto problematica, quindi vedremo un po', leggeremo le motivazioni e verificheremo. Anche la procura attende le motivazioni per proporre un eventuale appello.